Ben ritrovati amici di InfoCilento, noi siamo sempre Antonella E e Roberta. Roberta, pronte per una nuova intervista, come sempre a tema musicale. La locandina alle mie spalle in realtà già anticipa molto, ma Roberta, io direi che abbiamo una rappresentanza di un vero e proprio fenomeno musicale del momento. Tra l'altro noi abbiamo iniziato l'anno, direi, Esatto, abbiamo qui ad iniziato. Acropoli con la loro musica, ma lascio a te l'onore. Sì, davvero una band che sta, devo dire, spopolando nel Cilento, ma non solo, perché noi oggi qui in videocollegamento abbiamo proprio il frontman di una delle band più popolari del momento, Nostalgia 90. E allora, ciao Alessio e benvenuto! Ma ciao, buonasera, come state? Che bello! Ciao, buonasera. Noi benissimo. Beh, bene, bene, molto bene, molto bene. Siamo carichissimi per quest'estate che sta arrivando, quindi siamo veramente felici. Bellissimo. Eh sì. Allora, dicevamo, state spopolando ovunque, quindi devo dire che ormai il nome Nostalgia 90 lo vediamo, ecco, ultimamente proprio tante, tante volte. Ovviamente tu oggi qui sei in rappresentanza di quello che è un gruppo, devo dire, ben fornito, no? Tra ballerine, musicisti, insomma, vuoi un attimo presentarceli tutti così ne approfittiamo per salutarli, ovviamente. Sì, in realtà allora, non ve li presenterò uno per uno perché a parte che sono tantissimi, abbiamo tra virgolette tanti collaboratori che stanno con noi, no? Che lavorano con Nostalgia 90. Vabbè, sicuramente devo salutare il fondatore vero di Nostalgia 90 che oggi non è qua, che si chiama Angelo, che poi è lui l'anima, no? Di Nostalgia 90, perché Nostalgia 90, come ben sapete, è nata in Cilento. Nostalgia 90 è stato un'illuminazione di Angelo, che è questo ragazzo di Stella Cilento, amante della musica anni 90, che insieme a Federico, Tony, tutti i ragazzi che lavorano con noi hanno cominciato a sognare che gli anni 90 potessero tornare a far sognare le persone esattamente come avevano fatto in quegli anni e di conseguenza hanno creato Nostalgia, Angelo ha creato Nostalgia 90. E insomma, siamo tantissimi, abbiamo un tour, stiamo preparando il tour estivo e devo dire che ci saranno delle grandissime novità e ci saranno dei grandissimi concerti e insieme anche agli altri, insomma, vocalist che mi accompagneranno perché anche siamo 4-5 vocalist tra i migliori che ci sono in Italia che portano avanti questo progetto perché Nostalgia 90 in realtà è un brand che si sta, insomma, che si sta sviluppando in tutta Europa, nel senso che siamo la prima community italiana dedicata alla musica e dedicata al movimento degli anni 90, ecco. Ecco, lo accennavi tu, hai salutato Angelo Radano che è il nostro conterraneo, tra l'altro il primo contatto lo abbiamo avuto proprio con lui e ha detto di essere un po' troppo timido per le telecamere, allora ha detto preferisco che faccia tutto un po' il mio socio Alessio Testa che è più abituato di me, no? A stare davanti alla telecamera. Ecco, ma io volevo capire qualcosina in più però, proprio come è venuta l'idea, qual è stata anche se lo ricordi, insomma, con particolare piacere, la prima volta che vi siete esibiti come gruppo Nostalgia 90. Ma guarda, allora è stata una cosa un po' particolare, nel senso che Angelo è partito con Nostalgia 90 nel 2014-2015, proprio in Cilento con le prime serate, no? Poi ci siamo incontrati e io al tempo, insomma, curavo il management di alcuni artisti nazionali come Gabry Ponte e altri, e quindi abbiamo detto: senti, questa cosa. Cioè, questa grande passione che c'era poteva diventare veramente un qualcosa di grande, si sentiva che c'era comunque un fuoco, una passione, eccetera, eccetera. Detto, proviamo a lavorarci insieme e insomma, da lì è cominciato poi tutto, nel senso che la grandissima passione che c'è stata proprio per il mondo degli anni 90, perché purtroppo quando ci sono tante cose, no, che si provano a inventare, però se alla fine non c'è una grandissima passione dietro, quasi carnale possiamo anche definirla, no? Alla fine poi questa cosa non diventa un progetto strutturato, tutto parte veramente dalla passione. E quindi ringraziamo Angelo che è timido e quindi non ha voluto essere con noi oggi, ma lo salutiamo e devo dire che la sua grande passione ha portato a questo risultato, ovviamente in corso d'opera perché l'obiettivo è sempre quello di crescere ancora di più rispetto a quello che già si sta facendo.
Ma Alessio, ma voi vi aspettavate tutto questo successo travolgente? Perché devo dire che anche noi, come canale ovviamente anche di informazione, basta pubblicare un articolo con Nostalgia 90 presente in un qualsiasi, insomma, in una qualsiasi località del Cilento, ma non solo, che succede proprio, insomma, il delirio. Quindi devo dire che è davvero un successo travolgente per tutti. Ve lo aspettavate all'inizio? Pensavate, insomma, di avere tutto questo successo? Ma allora, c'è una frase bellissima di Eugenio Finardi che dice: il successo è un participio passato e quando arriva è già finito. Quindi non voglio definirlo successo, però in realtà no, no, ma se la mettiamo da un punto di vista, come dire, astratto del successo, no? No, e sinceramente non è una cosa che ci interessa. Nel senso che noi siamo veramente delle persone che lavorano tantissimo, si dedicano tantissimo proprio in maniera fisica a questo progetto e con una grande, come dire, consapevolezza che è un lavoro. Quindi solitamente quando si parla del mondo dell'arte si immagina proprio una cosa che magari possa succedere qualcosa, no? Per cui a un certo punto capita qualcosa e non si sa perché. In realtà questo è proprio frutto del lavoro, quindi noi stiamo lavorando tanto, stiamo proprio mettendo in pratica le nostre competenze anche lavorative e quindi se mi dite successo io vi dico quello che abbiamo fatto fino adesso è una cosa normale, il successo poi sarà da vedere se ci sarà, poi ce ne sa quando sarà finito, ecco. Ecco, io ti rigiro una domanda che nella scorsa puntata abbiamo posto ad un'altra icona della musica dance anni 90 come Neja, della quale tra l'altro anche voi passate il tormentone, quello suo storico. E le abbiamo chiesto come si spiega questa nostalgia delle persone per tutto quello che riguarda gli anni 90, perché poi riguarda, è una nostalgia che riguarda un po' la musica, ma non solo, proprio Sì. forse il modo di vivere, no, di quegli anni. Tu come te la sei spiegata? Ma allora, diciamo che gli anni 90 sono stati, ho condiviso anche questa conversazione con Max Pezzali, perché con Nostalgia 90 abbiamo insomma contribuito a una parte della promozione del libro di Max Pezzali, edito da Mondadori l'anno scorso, e quindi abbiamo fatto una fantastica intervista sulla terrazza del Duomo di Milano, se volete cercarla su YouTube la trovate, Nostalgia 90 Max Pezzali, in cui lui parlava proprio di come erano gli anni 90, quindi vorrei proprio anche utilizzare le sue parole, no? E lui diceva, guarda, alla fine, negli anni 90 c'era una concretezza diversa rispetto a quella che c'è oggi. A parte che adesso siamo, insomma, diciamo che i 30, 35, 40 anni negli anni 90, quindi quelli che erano nati negli anni 60, avevano già una dimensione più anziana, no? Della vita. In realtà adesso noi, che siamo tra i 28 e i 45, siamo nel fior fior dell'età. E quindi andiamo a, come dire, anche a ripescare quella che era la concretezza di una volta e quella che erano i sogni, i ricordi, i desideri, eccetera. E gli anni 90 sono stati un periodo anche in cui la musica, soprattutto quella italiana, nel mondo è esplosa. Perché se pensiamo che tutta la musica, tantissima della musica anni 90, europea, che è uscita in Europa, in quegli anni lì, era italiana. E quindi c'è proprio un legame fortissimo, no? Noi abbiamo proprio un legame fortissimo con gli anni 90 e poi tutta la parte concreta, quindi gli oggetti, i giochi, le pubblicità. Arriviamo. C'è poi stato, come dire, è stato anche un anno. Sono stati anni in cui anche soltanto il discorso pubblicitario, no? Quindi i giocattoli noi li vedevamo in televisione. E la pubblicità era una cosa nuova perché era nata negli anni 80 con Fininvest, con insomma tutta quella che è stato il movimento della nascita della televisione e che è esploso negli anni 90. Quindi tutti i vari, come dire, risvolti anche commerciali, no? Il giocattolo, il gelato, eccetera, cioè gli anni 90 secondo me sono stati un rinascimento artistico da quel punto di vista lì, sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista creativo applicato poi a quello che era il commercio, e quindi insomma ci è rimasto dentro tantissimo di quegli anni.
Eh sì, io ovviamente proseguo, no, su questa scia degli anni 90 perché mi sembra di capire che tu sei particolarmente legato a quegli anni. Appunto, accennavi poco fa anche ad un'intervista con Max Pezzali, anche lui un mito, no? Un'icona di quegli anni lì. Ma a parte ovviamente la musica dance anni 90 che caratterizza quella che è adesso la tua comunque carriera musicale, ma proprio come genere, qual è il tuo genere musicale preferito oltre ovviamente la musica dance anni 90? Allora, personalmente parlando, la mia è una storia un po' strana, nel senso che io ho sempre amato la musica rock e la musica punk, no? Infatti da giovane a 16 anni comunque ero con i capelli ricci, lunghissimi, l'orecchino al naso, cioè ero proprio come dire, ero un punk a bestia, quelli che si chiamavano punk a bestia. Poi a 18 anni ebbi la fortuna di incontrare uno dei miei mentori, che è Massimo Gabutti, che è il famoso editore della canzone blu degli Eiffel 65, e con lui cominciai a lavorare alla Bliss Corporation, che è la casa discografica che ha sfornato praticamente il 70% dei successi anni 90. Quindi poi ho cominciato ad apprezzare in realtà molto giovane la musica anni 90, e insomma da lì mi ci sono legato e non mi ci sono più staccato. E come anticipavi tu, Alessio, un tour estivo che si preannuncia ricchissimo, tantissime le date appena svolte. Domenica prossima, 14 maggio, sarete ancora qui in Cilento a Rutino. Ma io volevo sapere però se c'è una piazza, un luogo, una location che sogni proprio di riempire con Nostalgia 90 e che ancora rimane un sogno. Allora, sicuramente, in realtà, sinceramente, l'abbiamo già fatto, nel senso che comunque il capodanno che abbiamo fatto ad Agropoli, la serata anche solo di sabato scorso a Battipaglia, Altavilla Silentina, ce ne sono state tantissime, Vallo della Lucania. Adesso quest'estate abbiamo in programma anche altre date in piazze molto grandi. Vi dico, non c'è una piazza in particolare, sinceramente, perché tutte le volte che arrivi in un posto senti veramente il calore della gente ed è la cosa più importante di tutte. E no, non conta, insomma, se vi dovessi dire, ok, la cosa che mi piacerebbe di più è fare una serata enorme sulla spiaggia, come Fatboy Slim a Brighton nel suo fantastico festival nel 2004, forse, una cosa del genere. Ecco, non so se ve lo ricordate, però. Ovviamente se ci sarà l'occasione, noi saremo Noi lì saremo lì. Essere in prima fila, in riva al mare proprio. in prima fila con Nostalgia 90 è un po' È un po' difficile perché devi difficile. sgomitare tantissimo, però insomma ci proveremo, ci impegniamo. proveremo. E allora Alessio, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Ovviamente ti facciamo l'in bocca al lupo per tutte queste date che arriveranno, sicuramente sempre più numerose. Questo ne siamo certe per vivere l'estate sulle note dance anni 90, perché poi alla fine Ballando, diciamolo, sì. anche noi siamo fan degli anni 90, dai, io e te Siamo Antonella, anche quindi noi figlie anche di quel noi. tempo lì, dai. Esatto. In bocca al lupo per tutto Grazie. e buona dance. Qua ci sono tutte le date del tour estivo che usciranno stasera sui social, quindi mi raccomando a tutti gli amici che vogliono seguire le date, venite a trovarci sulla pagina, così vedrete dove saremo e insomma veniteci a trovare anche in live. Grazie a tutti. Ciao, Ciao, grazie ciao. Alessio, ciao, alla prossima. Beh, Allora. direi ben Eh sì, fatto, anche questa è andata, devo dire, visto che lista lunga di eventi che faranno Lunghissima, quest'estate, era impossibile no, è elencarli. vero, gli abbiamo chiesto di elencarne qualcuno, ma è davvero impossibile menzionarle tutte. Ma Sì. per fortuna ci sono i social che ci aiutano, quindi abbiamo messo anche il logo Eccolo ufficiale qui. alle nostre spalle, quindi basta cercarlo, trovarlo, Nostalgia 90 e si rimane informatissimi così è Sì. sicuro che balleremo tutti. Tutti. Ok, allora, alla prossima puntata, Antonella. Certo, ovviamente, e Come restate sempre. sempre aggiornatissimi sul nostro sito di informazione infocilento.it. Ciao, alla prossima.